al Partenio di Avellino come a Piazza San Giovanni a Roma, in migliaia per dire che il Sud non vuole finire in Serie B. Oggi due punti solo di impegno, il seguito forse domenica. Ma quanta fatica, l'Empoli gioca bene e dopo 13 minuti Di Leo è chiamato a un intervento di pugno. Schachner alla mezz'ora non riesce a trovare il momento e il piede giusto. Poi ecco l'Antuono 8 minuti più tardi a invitare Bertoni, ma il colpo di testa non è di quelli vincenti. Prima dell'intervallo Benedetti e Di Mauro trovano l'intesa, ma non la porta. Ripresa, Anastopoulos al posto di Schachner tenta di mettercela tutta. Di Mauro è sorpreso, non dorme. Al secondo minuto Colantuono libera lo stesso Di Mauro, la giravolta questa volta è perfetta, così come il tiro. La folla applaude, è uno di quei gol che sembrano dire più ti mando giù e più mi tiro su. L'Empoli è matematicamente ora in B, dopo un campionato brillante ma viziato dall'handicap. Il resto è poca cosa, anche se le azioni si susseguono, la più clamorosa è quella che si costruisce da solo Boccafresca e che spreca così. Ma non fa nulla, ora si guarda all'Inter e perché no al Pisa.